I carabinieri della compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della stazione di Biancavilla, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Marcello Ladelfa, 35enne pregiudicato per il tentato omicidio di Antonio Erba, commesso per motivi passionali. Il fatto, avvenuto a Biancavilla alle ore 13 di ieri nei pressi di Vietnea, è l'apice di una intricata vicenda sentimentale fatta di gelosie e minacce ripetute nel tempo, che ha condotto Ladelfa a sparare contro Erba, che pare avesse una relazione sentimentale con la moglie dell'arrestato. I tre colpi esplosi da una pistola, presumibilmente a tamburo, hanno raggiunto il 27enne causandogli gravi danni e mettendolo in pericolo di vita. Erba è riuscito a segnalare però ai carabinieri, giunti sul posto della sparatoria, il nome del rivale, indirizzandoli immediatamente sulle tracce dell'uomo. Nelle ultime ore però Ladelfa si era reso irreperibile, facendo scattare delle ricerche su una vasta area, che hanno portato i loro frutti quando i carabinieri della compagnia di Taormina hanno identificato e bloccato l'uomo a Giardini Naxos. Ladelfa successivamente è stato condotto al comando provinciale carabinieri di Catania e successivamente è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza, in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Continua la campagna nazionale dell'ENAS UGL, causa del decesso, lasciata sola, sul tema del femminicidio. Oggi in oltre 100 piazze d'Italia gli operatori del patronato e del sindacato stanno dando vita ad un nuovo appuntamento di sensibilizzazione e di informazione su come difendersi da questo fenomeno purtroppo ancora attuale. A Catania il gazebo informativo si trova in Vietnea di fronte alla Villa Bellini. L'iniziativa è patrocinata dall'ENAS e dall'UGL, ancora una volta unite sul territorio per contrastare una piaga di stretta attualità, sensibilizzare ed informando l'opinione pubblica sui diritti delle donne per una maggiore prevenzione e per stimolare tante vittime della violenza di genere a parlare e denunciare. Per parlare di femminicidio, per essere vicini alle donne che subiscono violenza. Dopo l'affermazione che c'è stata sabato scorso in 100 piazze d'Italia, oggi ci stiamo riproponendo con gli stessi temi, con la stessa documentazione, una documentazione che è utile alle donne per potersi difendere da questi sistemi di violenza. Abbiamo fatto un grosso momento di sensibilizzazione anche all'interno dei luoghi di lavoro, proprio perché anche all'interno dei luoghi di lavoro si verificano questi sistemi. Nell'attuale, dico, oltre a presentare i nostri documenti, che sono dei documenti, sono delle locandine, dei libricini che servono per dare aiuto alle donne per quello che può aiutare il sistema, diciamo, ministero o sistema locale, stiamo anche pensando a fare una rete di assistenza a livello territoriale. Da quando abbiamo inaugurato il 29 la campagna contro il femminicidio, purtroppo c'è stata un'escalation di omicidi. A Catania all'indomani già ce n'è stato uno, a livello italiano ce ne sono stati già tre, oltre non so quante violenze sia domestiche che fuori dalle mura domestiche. Purtroppo la questione femminicidio è una questione ormai che riguarda sempre tutto il mondo, ma che si sta accentuando. Dall'inizio dell'anno ci sono stati già quasi 70 omicidi e si parla di oltre 100 omicidi ogni anno. Le segreterie provinciale di FILT, CGL e FIT CISL denunciano che nella giornata di ieri si è toccato il minimo storico delle vetture in servizio per quanto riguarda l'AMT. Appena 29 il numero di autobus circolanti a Catania, tutto ciò a discapito dei cittadini catanesi costretti per ora ad aspettare sotto il sole. Si è arrivati a un vero e proprio collasso del servizio di trasporto pubblico a Catania. Le cause sono molte, commentano i segretari generali provinciali Alessandro Grasso per FILT CGL e Mauro Torrisi per FIT CISL. Vetture poco efficienti e vetuste, mancanza di pezzi di ricambio e di una strategia per il rilancio dell'azienda stessa, cattiva gestione e malessere dei lavoratori. Le segreterie provinciali di FILT, CGL e FIT CISL chiedono adesso al sindaco di Catania di intervenire immediatamente, anche con scelte drastiche, per rilanciare un'azienda di trasporti che, a loro dire, di carattere metropolitano ha solamente il nome. Le organizzazioni sindacali e RSU, ad esclusione delle componenti FLC, CGL e UIL, esprimono massima solidarietà al rettore dell'Università degli Studi di Catania, Giacomo Pignataro. In una nota stampa, le sigle appena elencate, sebbene rispettose della legittimità del ricorso della professoressa Elia, chiedono alla stessa di rispettare la controparte che può legittimamente esperire passaggi consentiti dalla legge. Le organizzazioni sindacali ricordano inoltre che la carica attualmente ricoperta dal professor Pignataro è stata ottenuta dopo delle elezioni che hanno coinvolto oltre 1000 persone, a prescindere dalla validità o meno dello statuto oggetto del contenzioso, ed inoltre esprimono l'apprezzamento per l'atteggiamento di cooperazione che l'attuale amministrazione ha tenuto nei rapporti con i dipendenti per la soluzione dei problemi presentati dagli stessi.
I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il detenuto domiciliari Emilio Gangemi e Giovanni Pirrone, entrambi pregiudicati catanesi di 41 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini svolte dai militari del nucleo operativo hanno avuto i loro frutti ieri sera quando, durante un controllo al detenuto, gli stessi hanno fatto irruzione nella sua abitazione situata nel quartiere di San Leone, sorprendendo i due soggetti con una busta di cellofan contenente 5 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione con cui stavano per preparare le dosi da smerciare. I militari, durante la perquisizione, sono riusciti a rinvenire altri 25 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione. La droga e i bilancini sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari. 8 strutture abusive per anziani e disabili sono state chiuse nel territorio catanese nell'ambito dei controlli condotti dall'assessorato al welfare con la Polizia Municipale e i Carabinieri dei NAS. Lo ha annunciato l'assessore al welfare Angelo Villari. Abbiamo verificato, ha detto Villari, il rispetto delle regole da parte di comunità alloggio per anziani e disabili, case di riposo e case protette, accogliendo anche segnalazioni dei cittadini. Alcune strutture sono risultate senza alcuna autorizzazione, realizzate in appartamenti privi di dotazioni specifiche riguardo alla sicurezza e l'igiene. Abbiamo scoperto persone anziane denutrite, stremate dal caldo e sofferenti per piaghe da decubito provocate dalla permanenza su letti e sedie a rotelle. Per questo lancio un appello alla cittadinanza affinché i parenti non lascino i propri familiari anziani nelle mani di gestori improvvisati e senza scrupoli. Le strutture convenzionate o accreditate del territorio catanese sono in tutto 54. Per verificare che queste posseggano ancora i requisiti iniziali, abbiamo avviato una revisione completa di quelle autorizzate dal 1989 al 2016 e iscritte sia all'albo comunale sia a quello regionale, ha aggiunto Villari, che poi ha concluso: il problema è che vengano rispettate le regole e non accada che qualcuno improvvisi attività con lo scopo di ottenere il massimo vantaggio economico con la minima spesa. I controlli hanno evidenziato che di frequente i lavoratori ai quali vengono imposti ritmi di lavoro e turni gravosi sono spesso in nero. Per questo i risultati dei controlli sono stati inviati all'Ufficio del Lavoro. Riparte la campagna antitruffa della Polizia di Stato in favore degli anziani. Non siete soli, chiamateci sempre. È il titolo della campagna pubblicitaria ideata dall'attore e scrittore Gianni Politi, che presta la voce ai due spot illustrativi che si propongono come una sorta di mini guida per le varie tipologie di truffe messe in atto. L'estate purtroppo è uno dei momenti più favorevoli per questo genere di reati, giacché tanti anziani si trovano da soli a dover affrontare le faccende quotidiane, diventando facili prede per truffatori con pochi scrupoli. La campagna Non siete soli, chiamateci sempre vuole essere quindi un rimedio per evitare brutte sorprese da parte di persone che possono presentarsi sotto vari aspetti, come operai dell'azienda del gas o della luce, postini o addirittura agenti delle forze dell'ordine. La Questura di Catania è da sempre impegnata su questo fronte, tanto da aver stilato un vero e proprio decalogo nato dall'esperienza dei poliziotti degli uffici denunce delle volanti e di quanti sono schierati in prima linea nel contrasto a questo reato. Il Catania batte altri 5 colpi nell'amichevole di ieri pomeriggio a Torre del Grifo contro il Mister Bianco, conclusasi 5-1 per i rossazzurri. Match utile soprattutto a Pino Rigoli, che in meno di 24 ore, grazie anche al test contro la San Cataldese di giovedì, ha potuto vedere all'opera praticamente l'intera rosa a disposizione ed anche i giocatori dati in partenza, con l'eccezione di Alessandro Rosina, che ha dato forfè a causa di dolori pubalgici. In campo tra i migliori entra di diritto Andrea Di Grazia, autore di un gol ma soprattutto di una prestazione all'insegna della duttilità, prima come interno di centrocampo e poi come esterno d'attacco. Dal reparto offensivo arrivano ancora conferme importanti, targate Paolucci alla 6ª rete su 6 gare di precampionato, e si mette in luce pure Emiliano Tortolano, attaccante destinato per adesso a lasciare Torre del Grifo. Sul mercato sfumano invece le piste che portano ad Alcibiade Casasola per la difesa, con i due giocatori accasatisi rispettivamente a Livorno e Trapani. I rossazzurri però si consoleranno con l'arrivo del difensore brasiliano Drausio, classe 1991, atteso in città nella giornata di lunedì.